Quindi, alla fine, il virus ha colpito anche me. E uno lo sa che in giro, certo, ma quando poi ti succede ti prende sempre un po' alla sprovvista. Oggi voglio raccontarvi com'è andata. Allora, dicevamo, ho avuto la febbre una domenica pomeriggio. Ora, siamo onesti, quel giorno per me la febbre è stata devastante. Cioè, mi sembrava una torcia che prendeva fuoco, dolore a tutte le giunture, a tutte le ossa, le dita. Sembravo un mollusco, capito? E non date corda a tutte quelle dicerie sugli uomini che quando hanno 2-3 linee di febbre... Io di linee ne avevo 4. Infatti era 37,4. Comunque altina, no? Oh, però ve lo giuro, stavo malissimo quel giorno, giuretta. Quindi che cosa ho fatto? Niente, ho fatto quello che si fa sempre quando si ha la febbre. Si sta nel letto con la copertina, capito? Quella di flanella un po' spessa che fa subito vecchietto. Un panno vecchio stile, no? Pucciato dentro la bacinella, sulla testa, così, febbricitante. Guardi il soffitto, vedi i dromedari passare e aspetti, cerchi di sfebbrarti. E così lunedì stavo ancora malino, martedì già un po' meglio e mercoledì... il mercoledì mi sveglio che sono quasi un fiorellino. Dico quasi perché comunque ancora un po' non è che proprio stessi benissimo. Però, insomma, rispetto ai giorni prima stavo già molto meglio. La febbre era praticamente passata. Insomma, me la cavavo già abbastanza bene. Peraltro, per quel mercoledì sera, visto che non volevo assolutamente deludere le persone che mi hanno comprato il mio workshop online, ho deciso comunque di farne una parte live, in diretta, la sera stessa. Così, giusto per non farci mancare niente. Quindi, come potete ben capire, alla fine mi ero già praticamente ripreso. Da giovedì sono iniziati un pochino i sintomi post febbre. Non so voi, ma ogni volta che mi viene la febbre, quando poi mi passa, mi vengono quei 2-3 giorni in cui praticamente c'ho il naso tappato e parlo un po' tutto così, capito? E la mia vita diventa una continua alternanza tra starnuti e soffumigi. Vedete questo? È olio 31. Perciò, visto che in prospettiva avrei dovuto fare alcuni lavori, mi sono detto: facciamo una chiamatina al volo al medico. Così siamo tutti tranquilli e io, cioè, non ho responsabilità di niente. Almeno quando vado là a fare i lavori sono sicuro, capito, di essere sano come un pesce. E quindi... Quindi chiamo il medico e gli spiego la situazione. Ora, è vero che c'erano stati un paio di giorni in cui non sentivo gli odori e i sapori, ma in una maniera normale, classica, cioè quando sei lì che sei tutto così, che non riesci neanche, capito, a parlare, è chiaro che non senti i sapori e gli odori, come in qualsiasi stato di influenza normale, no? E non l'avrei mai ricondotto al virus, perché io quando facevo i soffumigi, gli odori li sentivo e come? Cioè quando davo le boccate di aria lì sotto, tutto bardato, con l'asciugamano sopra la bacinella, l'odore della mente mi partiva sul naso e mi arrivava giù nei piedi, capito? Cioè lo sentivo ovunque nel corpo. Quindi mai e poi mai avrei pensato che fosse COVID. Tra l'altro si può dire COVID su YouTube. Comunque chiamo il medico, gli spiego la mia situazione e lui mi dice: guarda Michael, visto che tu non hai sintomi del tutto riconducibili al COVID, se vuoi fare il tampone tu privatamente fallo, però io non riesco a prenotarti il tampone perché posso farlo se sei stato a contatto con qualcuno di positivo oppure sei stato preventivamente positivo e quindi vuoi fare un tampone di controllo per vedere se lo sei ancora. E visto che io non rientravo né in una categoria né nell'altra, niente, me lo sono prenotato privatamente e sono andato da privato. Ora, qual è uno dei problemi più grandi di questa situazione? È che il sistema sanitario è in una situazione critica, in sovraccarico di lavoro. E questo vale anche per le strutture private. Perciò, quando io ho chiamato, l'appuntamento me l'hanno dato dopo 3 giorni e per avere i risultati dei tamponi ho dovuto aspettare 4 giorni lavorativi. Perciò, per evitare qualsiasi problema, io ho preso e mi sono chiuso in casa per tutto quel periodo. Poi finalmente arrivano i risultati e io rimango tra il sorpreso e lo spaventato. Sorpreso perché, come vi dicevo, io, a parte i normali sintomi dell'influenza, non avevo nient'altro, niente di riconducibile al COVID, assolutamente nulla. E spaventato perché avevo paura che in qualche modo involontariamente avessi potuto contagiare qualcuno tra le persone a me care.
Perciò ho chiamato diverse persone con le quali avevo avuto gli ultimi contatti che ormai erano avvenuti 15 giorni prima, perché era 15 giorni che ormai non uscivo più, e ho chiesto loro come stessero. E per fortuna loro stavano tutti bene e addirittura alcuni avevano dovuto fare anche loro il tampone per lavoro ed erano risultati negativi. Perciò insomma mi sono un po' rilassato. Dove ho preso il Covid? Io proprio non lo so. Il punto è che quando poi vai a ripercorrere a ritroso tutti i momenti di possibile contagio, pur prendendo tutte le precauzioni del mondo, è difficile identificare il momento in cui probabilmente ne sei venuto a contatto, anche perché è subdolo e spesso è portato da persone che neanche sanno di averlo e che se non si controllano probabilmente non lo sapranno mai. È per questo che è così difficile da controllare e arginare, purtroppo. Il fatto è che questo virus è proprio bastardo, non sempre si palesa nei modi in cui noi ci aspettiamo che lo faccia, e quindi non solo bisogna stare attenti, ma super attenti. Perciò quello che vi posso dire dalla mia piccola esperienza è che se avete anche una vaga idea, una vaga ipotesi di averlo contratto, andate a fare il tampone immediatamente. Lo so, è una lungaggine, è noioso ed è scomodo, però è necessario. E se penso che avrei potuto mettere in pericolo i miei amici e i miei familiari, davvero rimango senza fiato. Fortunatamente però nel mio caso è andato tutto bene. Dopo altri 10 giorni di attesa per aspettare l'esito del secondo tampone, quando poi i risultati sono arrivati, finalmente ero negativo. Perciò insomma tutto è bene quel che finisce bene. Ma io so di essere stato fortunato e so anche che questo avrebbe potuto avere conseguenze più drastiche. Oggi più che mai tutto dipende dalle singole azioni di ognuno di noi. So che è ostico fare attenzione alle mille cose a cui dobbiamo fare attenzione, però è fondamentale farlo. Più riusciremo ad affrontare questa situazione nel modo più responsabile possibile, insieme, e prima ne usciremo. Perciò, gel igienizzante, mascherina e massima attenzione.